Il campo da rugby in zona Trave, la palestra della scuola Nuti, il circolo Cicogna e i locali della parrocchia San Sebastiano a Bellocchi. Sono queste le quattro sedi in cui sono partiti i centri estivi sportivi Jump. Dopo i lunghi mesi di quarantena, i bambini e i ragazzi dai 3 ai 14 anni sono tornati a giocare insieme grazie ad ASI di Pesaro Urbino, Cooperativa Polis e Società Sportiva Dilettantistica Sportfly, che sono riuscite ad adempiere a tutte le formalità burocratiche in tempi rapidissimi. Dall'ultima riunione col comune, infatti, era emerso che i centri privati avrebbero potuto aprire lunedì prossimo 15 giugno, ma il Jump è riuscito ad anticipare di 4 giorni, visto che i progetti educativi e di sicurezza erano già pronti. Questo è dovuto anche al fatto che avevamo aperto precedentemente i centri outdoor e questo ci ha dato permesso anche di valutare bene tutto il discorso dell'attività, del triage iniziale, del distanziamento sociale con i bambini, e questo è stato molto molto utile. Le rigide norme di sicurezza dovute all'emergenza sanitaria hanno infatti messo a dura prova lo staff dei Jump, ma non hanno spaventato educatori e collaboratori che sono riusciti a predisporre il necessario rispettando tutte le regole imposte. Facciamo un triage iniziale dove viene svolto fuori dal centro estivo, facciamo un piazzale, lo facciamo lì, dove viene misurata la temperatura quando il bambino arriva. Chiediamo al genitore di far arrivare il bambino con la mascherina indosso, per motivi sempre di sicurezza. Una volta misurata la temperatura, facciamo firmare un foglio al genitore dove si viene segnata la temperatura, quindi in visione anche al genitore, e poi viene principalmente preso in carico da noi, solo il bambino può entrare all'interno del centro, viene poi accompagnato nei diversi gruppi prestabiliti e poi inizia l'attività. Le rette sono aumentate? No, le rette non sono aumentate, sono rimaste 45 euro a settimana e poi dopo questo copre dalle ore 8 alle ore 1 e poi per i pomeriggi, in base alle necessità del genitore, può uscire alle 2:30 o alle 4 o alle 5, sono diversi tipi di uscite. E per le 2:30 c'è la possibilità di prendere il pasto con l'Emporio. Quest'anno abbiamo fatto questa collaborazione, abbiamo creato, dove abbiamo proprio creato dei menu appositi anche per un fatto che abbiamo attivato il progetto di Bimbi Forti, dove la sana alimentazione, comunque l'attività all'aria aperta, quindi l'esposizione ai raggi solari, cerchiamo di migliorare le difese immunitarie proprio per cercare di aiutarli a combattere questi virus e a cercare di tenerli più forti. Le iscrizioni sono ancora aperte e per avere informazioni o conoscere tutti i centri e la loro riapertura è possibile visitare il sito internet dedicato o contattare telefonicamente gli operatori di Jump.